2-0 in più sembrava fatto, invece si stava riaprendo. Allora qui ci va una nota tattica, cioè Lorenzetti ha provato a invertire i ricevitori per provare un po' a dare l'equilibrio in più, suppongo, alla ricezione, perché più volte la via doveva essere coinvolta in ricezione. Però ci sono dei pro e contro di una scelta così, perché sì, a noi magari scombussoli un po' la tattica che hai preparato, però magari mettevi un po' di più i tuoi ragazzi in difficoltà, perché si vedeva anche il palleggiatore che gli sono mancati un po' di punti di riferimento che aveva e ha creato dall'inizio dell'anno, che sono poi venuti a galla dal secondo, dal terzo set in poi, che si è visto che giocavano meglio, che erano più in palla, che avevano più sintonia, e quindi diciamo che sono stato, per quello che ho detto prima, che sono due partite a due facce, uno perché noi primi due set eravamo veramente una squadra di altissimo livello, combinata con il loro cambio di diagonale, ha reso 2-0 in tre quarti d'ora, e poi dopo la partita si è messa sul piano di punto a punto. Anche nel terzo set noi abbiamo avuto le opportunità e possibilità di vincerlo, avendo tanti contrattacchi purtroppo non realizzati, e nel quarto l'abbiamo controllato fino a 24-21. Però, come ho detto, ragazzi sono straordinari stasera, credo che abbiamo meritatamente vinto. Adesso in due mesi la stagione si brucia via, sono tutti gli obiettivi fondamentali. Che cosa vi dice questa vittoria sulle vostre possibilità e sulla vostra forza? Beh, è chiaro che noi potevamo e stiamo facendo tutte le cose che crediamo siano da fare. Ragazzi ci seguono, è una squadra stupenda da questo punto di vista, abbiamo dei giocatori di primissima classe che sono solidi con i piedi per terra, senza fare le stelle, sono dei grandissimi professionisti, e quindi è una grande responsabilità anche per me. Per cui facciamo tutto bene, loro e noi, e se tu non vinci però tutto questo viene a, come dire, un punto di domanda. Una vittoria così a noi ci dà quella consapevolezza delle cose che stiamo facendo, che siamo su una buona strada, che le stiamo facendo bene, e spero di continuare a farle. Chiedo un'ultima cosa.